Presente con tre equipaggi in diversi gruppi e classi, la scuderia di Montemurlo torna con un sorriso stiracchiato dopo il terzo rally Valle del Tevere, in virtù dei risultati di Anselmi Nardin, che hanno chiuso al 19° posto dell'assoluta con la Skoda Fabia di MM Motorsport, per errori nella scelta delle gomme e relativi assetti, ma anche del 27° posto finale dei fratelli Lorenzo e Cosimo Ancillotti su Peugeot 208 Rally 4, equipaggio New Entry in scuderia, che grazie alle due ultime speciali in crescendo hanno però concluso al quarto posto di classe tra le molte auto Rally 4 presenti. Infine, per Pierolivo Ferrigno c'è stato il mesto ritiro per rottura meccanica sulla speciale numero 7, dopo che per oltre metà gara erano assestati intorno alla 41esima posizione della generale, ma al secondo posto della loro classe, la Rally 4 R2. Sentiamo, come da nostra prassi, dai diretti interessati le loro opinioni sulla gara aretina. La gara è stata molto dura, più di quanto mi aspettassi, perché al primo start su Poti sono partito fortissimo, ma alla prima staccata la macchina non ha rallentato come mi aspettavo, e da lì ho capito che non ero per niente a posto per affrontare la prova per tirare, quindi diciamo che sono andato molto sull'attenti, ho lasciato un ampio margine per, insomma, non stavo in strada, e quindi poi mi sono accorto di aver sbagliato le gomme, sono partito le gomme medie, di aver sbagliato l'assetto, la macchina galleggiava molto. L'indomani poi sono partito finalmente come gli altri con le gomme giuste, sì, staccata si fermava un po' meglio, ma continuava a essere nervosa e anche nel dritto non riuscivo a tenerla, ad avere la stabilità per cui sono abituato io, insomma, perlomeno ero abituato con la Mitsubishi, e questo mi ha messo altamente in crisi, perché cioè, a un certo punto poi ero più attento a tenere la macchina in strada che ascoltare anche la nota vera e propria. Ho provato tutto il giorno, diciamo, di capire, di migliorare cosa c'era da fare, ma su questa macchina bisogna starci molto sopra per potersi divertire, ecco. Purtroppo è andato maluccio per quei problemi al cambio, quindi non abbiamo potuto fare molti chilometri. La gara tutto sommato è andata bene, secondo me avremmo con quel test sarebbe cambiato comunque non di molto la situazione, sicuramente avremmo preso qualche secondo in meno da quelli avanti, ma la situazione a livello di classifica sarebbe cambiata forse poco, ma anche no. In ogni caso abbiamo fatto gli stessi risultati del Prealpi, terzi di race day, quarti di classe, quindi va bene così, pian piano. Purtroppo il Valle del Tevere non è andato come speravamo. La rottura di un segnasse sulla settima prova ha fermato la nostra corsa prima del previsto. Peccato, perché stavamo facendo una bellissima gara, eravamo finalmente partiti col giusto ritmo e ci si stava lottando sul filo dei secondi raggruppamento. Questo servirà sicuramente alla prossima gara per farmi partire con un altro spirito, perché ho capito che se credo di più in me stesso posso migliorare ancora.